circa 200 metri dal Duomo di Rovigo, che vediamo sullo sfondo, sorge il centro Beata Vergine Addolorata delle Serve di Maria Riparatrici. L'edificio attuale del centro fa corpo col santuario dedicato alla Beata Vergine Addolorata, ove si venera la prodigiosa immagine di Maria, copia oleografica di quella del Murillo, che dal 1895, con movimento degli occhi, ha dato molteplici segni della sua materna e misericordiosa presenza e tanta parte ha avuto nel cammino verso la definitiva fisionomia della famiglia religiosa. Qui, in questo luogo, il 1 dicembre 1935 moriva Madre Elisa Andreoli, fondatrice dell'istituto. Per far memoria del 50° anniversario di questa ricorrenza, non solo le sue figlie, ma anche frati, suore, terziari dell'Ordine dei Serve di Maria, in cui la congregazione condivide la spiritualità, amici del santuario e delle suore, si sono dati appuntamento. Il motivo è di andare in pellegrinaggio sui luoghi delle origini per celebrare nella preghiera, nella fraternità ed amicizia il dono che è Madre Elisa e per rinvigorire il proposito di attualizzare il suo messaggio nella Chiesa. Sulle orme di Madre Elisa, pellegrinaggio ai luoghi dell'origine delle Serve di Maria Riparatrici è il tema, lo slogan che ha riunito tutti i partecipanti. È sera ormai. La cena è momento opportuno per i saluti in un clima di vera cordialità. Tra poco, chi è appena arrivato potrà visitare la stanza dove morì Madre Elisa. L'incontro tra le sorelle che l'hanno conosciuta è motivo per il ricordo spontaneo e commovente. Stanza dove è morta Madre Elisa Andreoli, fondatrice della congregazione, il 1 dicembre 1935, qui in questa posizione qui c'era il letto. La madre era venuta qui a giugno del 35, già molto malata, e qui ha vissuto gli ultimi mesi della sua vita. Assistita dalle sorelle, dal cappellano del padre Capocino e il cappellano del duomo. Qui abbiamo conservato alcuni oggetti di Madre Elisa. La fuga in Egitto, di cui Madre Elisa era molto devota, perché ricordava anche un suo fatto particolare della vita, quando la mamma con lei ha lasciato la casa paterna per andare ad est. Quindi ricorda Gesù e Maria e Giuseppe in fuga, così come la madre sua con lei bambina si è allontanata dal paese di Canada. Poi c'è il Sacro Cuore, la madre proprio il giorno prima di morire ha chiesto il Sacro Cuore, sono andata a comprarlo ed è morto abbracciando il Sacro Cuore, è morto di volta la madre del Sacro Cuore, anche perché era stata tra le suore del Sacro Cuore. Una e tanti altri oggetti che riguardano la sua, che lei ha usato durante la vita, perché sono conservati nei cassetti di questo armadio che era in questa stanza quando Madre Elisa veniva quando era qui a miliziato. Grazie di conoscere da piccoli, così. Ed è perché sono nativa di Vidor. E quando è stata l'ora che sono entrata in questo paese, sempre mi dicevano, mi chiamava Gigita, allora ha detto, vuole farmi suora? Brava. Ma sono entrata in convento, sono entrata a Vidor. E dopo di Vidor mi hanno mandato a Paradiso Olivo, a Murillo e Paradiso Olivo. Dopo 7 mesi mi hanno detto che avevo la pendenza tubercolare, avevo 18 anni. Allora Madre Elisa, le hanno scritto subito a Madre Elisa, Madre Elisa ha detto sei contenta di rimanere questo anno e ti facciamo di tutto e tu rimarrai, dopo più tardi farai la vestizione. Io sempre, alle volte piangevo quando mi vedevo fare la vestizione perché sentivo che faceva la vestizione, ma dicevo la madre verrà il giorno che per me, insomma è arrivato il giorno, ho fatto il 33, dal 26 che sono entrata in convento fino al 33. E arrivata l'ora della professione mi dice, senti sor Camilla, mi sento ispirata di mandarti per la missione. Sei contenta? Ho detto sì madre, perché no? Ho detto sarai contenta, farai tanto bene all'anima
attraverso l'unità e ti santificherai attraverso l'unità. Tu non avrai paura di niente, io ti sono sempre vicino. Il sole diceva, poverita, fra 2 ore può darsi che muoia questo cuore, questa malattia. Io sentivo che dicevano così, io ho detto, ma madre Elisa, senti ancora, tu mi hai promesso, tu mi aiuti ancora, no? E allora sono andata dal Cristo e sono andata dentro. E ho detto, senti Cristo, ho messo le mani così, ho detto, tu puoi, nella tua potenza, puoi, fammi la grande grazia di star meglio di questo, e dopo per ritornare all'Italia a vedere una congregazione, i miei familiari e tutto. Allora tu puoi, perché puoi questo. Insomma, dopo 2 mesi il medico mi trova, viene a vedermi e dice, ma so Camilla, che cosa ha fatto? E io, niente dottore. Io sono andata dal potente dei potenti, lui può ogni cosa, e attraverso la madre Elisa, perché la madre Elisa può farlo con una potenza divina. Allora, grazie sincero a tutti di aver accolto il nostro invito e di essere qui presenti per partecipare con noi a questo pellegrinaggio di fede e di preghiera. Vedo che siete accorsi molto numerosi e questo ci commuove veramente. C'è qui presente fra noi il padre Venanzio Ramasso, che è vicario generale dell'Ordine, e il confratello Silvano Maggiani del Magliano. Per noi è molto significativa questa presenza perché ci assicura la presenza di tutto l'Ordine. E poi ringrazio tutti i fratelli che sono qui presenti dell'Ordine Secolare, gli amici e tutti quelli che vicino a noi lavorano per da continuità a quella ispirazione, quel servizio che Madre Elisa ha iniziato 85 anni fa. Ringrazio tutti di cuore ed auguro una giornata di serenità, di fraternità e di preghiera, e che possiamo alla fine di questa giornata aver imparato qualche cosa che ci aiuti a vivere con più intensità il nostro battesimo. Che il Signore doni di vivere questa giornata con senso di riconoscenza. Dice così, oggi ringrazio il mio Signore Gesù Cristo di grandi benefici fatti a me, peccatrice, all'intero istituto. Sia, ripeto, una giornata di ringraziamento oggi, ma anche una giornata di partenza. Pellegrinaggio non è andare un giro così a vuoto, ma nel senso cristiano è un atto penitenziale, è un atto in cui noi riconosciamo, andando alle origini o a incontrare certi luoghi dove Cristo si è manifestato in maniera particolare, è un momento, ripeto, penitenziale, dove noi riconosciamo la nostra povertà, ma anche noi ci affidiamo alla misericordia di Dio, perché nella sua misericordia noi possiamo riprendere a vivere qual è l'autentica nostra vocazione. Sia questo lo spirito del pellegrinaggio, un momento di lode per la bontà infinita di Dio, ma anche un momento di verifica e di partenza per un rinnovato cammino comunitario, ecclesiale, nella vocazione che lo Spirito del Signore vi ha concesso. Quindi con questi sentimenti, ecco, io penso che abbiamo tutti i motivi per far festa nella memoria di colei che ha dato avvio a questa esperienza del Signore, ma anche tutti i motivi ci sono per far conversione e riprendere la vocazione che Dio ci ha affidato, ed è una vocazione, poiché è garantita da una Chiesa, che vi concede a voi di essere sante nello stile di Maria, con Maria, perché vi siete e volete donarvi al Signore Gesù Cristo. Ora ci avviamo per la seconda tappa da Vigliaro. La comunità del Centro Mariano, prima di lasciare, dice a tutti voi ancora buon viaggio e vi accompagna con la preghiera, e ancora vorrei lasciare un segno della comunione nell'unità donando a ciascuno 3 spighe. Adesso questo per me grazie. A Gugliaro
è la città dove è nata Elisa Andreoli e in questa chiesa fu battezzata dopo 3 giorni dalla nascita. Don Angelo Fuochesato ha celebrato la parola in memoria del battesimo di Madre Elisa. A fine cerimonia, Madre Tarcisia dona un omaggio ad un parente molto prossimo di Madre Elisa. Conclusa la celebrazione, mentre il suono delle campane si perde all'intorno, i pellegrini si recano alla casa natale di Madre Elisa. È evidente che da parte di tutti traspira gioia di trovarsi qui e partecipazione. Tutti oramai si sentono parte dello spirito che anima questo pellegrinaggio e quasi con bramosia desiderano approfondire la storia e la spiritualità della famiglia religiosa delle serve di Maria Riparatrici. Ecco, il pullman si è fermato. Siamo giunti all'abitazione dove è nata Madre Elisa. Ecco la casa, che sorge in località sopra l'acqua, fuori paese. È una casa del 600, caratteristica della pianura padana. Eccetto alcuni lavori di restauro, l'abitazione conserva la struttura primitiva. Elisa nacque qui nel 1861, l'11 luglio. Papa Marco, proseguendo una tradizione di famiglia, faceva il sarto. Mamma Margherita aiutava ad integrare il bilancio familiare insegnando a leggere, a scrivere e a lavorare alle fanciulle del paese. Madre Elisa rimane ad Agugliaro fino a quando aveva circa 6 anni, ma fin da giovane sentì il desiderio di consacrarsi al Signore e ne intraprese il cammino. C'è una strofa di un canto che dice: partire non è tutto, certamente c'è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà. Partire con la fede nel Signore, con l'amore aperto a tutti, può cambiare l'umanità. È ciò che fece Madre Elisa. Da questa casa partì che era una bambina e il suo vivere fu una continua ispirazione a Maria e un continuo impegno a servire Dio e l'uomo. Siamo all'interno della casa. Questa ragazza è una parente di Madre Elisa. Sono molti parenti che oggi prendono parte al pellegrinaggio. La casa è modesta, ma si presenta con molto decoro. Tutto è al suo posto e regna ordine. Le belle arti di Vicenza l'hanno inclusa tra i monumenti storici e quindi ne vietano una ristrutturazione radicale. L'intonaco qua e là comincia a sgretolarsi. L'umidità in alcuni punti ha provocato delle macchie. Molti sono gli oggetti che ornano l'ambiente. Qui c'è un diploma offerto alla ditta Andriolo, un parente stretto di Madre Elisa, con il conferimento di medaglia d'oro per dei mobili artistici che la sua falegnameria costruì. Da qui si passa nella cucina. Ci sono molti oggetti funzionanti, ma di molti anni fa. Sembra
che qui il tempo si è fermato e l'atmosfera che vi regna desta nei visitatori incuriositi un fascino e rispetto. L'anno di nascita del padre Elisa, ormai la scritta è venuta. Ecco, gli strumenti di lavoro veniva sempre per me, cosa per quale no, a me faceva il sarto, questo è per aprire le cuciture. Questo è l'angolo più vecchio di casa, è proprio qui, in una di queste stanze di cui si vedono le finestre, che è nata madre Elisa e che è vissuta fanciulla fino al momento che partì per entrare nel collegio delle suore canossiane a Venezia. Alcuni pellegrini con parenti di madre Elisa e la madre Tarcisia, la generale dell'ordine, fanno una foto ricordo. Il pellegrinaggio sta ripartendo per un'altra tappa. Anche io voglio fissare con la cinepresa le immagini di alcune partecipanti che si trovano nel mio stesso pullman. Sono poche ore che viviamo insieme, ma si è instaurato tra tutti noi un clima di amicizia e cordialità. Ecco Vicenza, è qui, in questa amena e sorridente cittadina del Veneto, adagiata sulla valle dei Monti Berici, che madre Elisa e madre Margherita, ancora nella loro giovinezza, avevano attinto alla spiritualità di questa località l'amore all'ordine e, come terziarie, volevano vivere i valori peculiari di questa famiglia, che sono la preghiera, la fraternità, il servizio alla Vergine. Ecco il santuario di Santa Maria di Monteberico. A nome dei fratelli di tutta la provincia di Lombardia e Veneto, vi do con molta cordialità il benvenuto in questo santuario, in questo giorno a voi caro, perché lo considerate come il giorno della vostra famiglia, giorno della congregazione. Vi siete messe in pellegrinaggio sulle orme della vostra fondatrice, madre Elisa, ricorrendo quest'anno i 50 anni dalla sua morte e gli 85 anni dall'inizio della congregazione. Madre Elisa, insieme con sua madre Margherita Ferraretto, venivano in questo santuario, qui hanno sostato in preghiera, qui hanno imparato a sperimentare la presenza della Madre del Signore e hanno partecipato alla nostra famiglia come terziari. Quindi celebriamo questo evento di famiglia con gioia e riconoscenza. Ci unisce nella comune preghiera colei che giustamente riconosciamo come la ispiratrice della nostra vita, la Madre del Signore, che qui a Monteberico invochiamo come la Madre della Misericordia e che in tutto l'ordine veneriamo come la nostra gloriosa Signora. Dal suo fiat impariamo ogni giorno ad accogliere la parola di Dio e ad essere attenti all'indicazione dello Spirito. Quando si vedono inizi molto umili, ma molto profondi e vivi, e lo sviluppo che ne è derivato, c'è da ringraziare e benedire il Signore per le sue opere meravigliose. Siamo giunti ad Annè, e se oggi il pellegrinaggio ha voluto toccare questo luogo, non è solo per visitare i posti vissuti da madre Elisa, ma per prendere atto di una panoramica storica che con molta semplicità le suore serve di Maria Riparatrice desiderano presentare a tutti noi e che è il percorso di un cammino attraverso le tappe più importanti e significative. Il cammino che è iniziato proprio in questa località di Annè sta continuando tuttora per le strade del mondo.
così diverse e così numerose, ma che conducono tutte ad una stessa finalità, la costruzione del Regno di Dio. Ecco, qui siamo all'interno di questo locale dove c'è la mostra. E qui si possono osservare con fotografie e con scritte tutto quello che è stato l'opera finora più significative, più marcate delle suore serve di Maria Riparatrice. Ecco, in questa casa ha avuto origine alla fine del secolo scorso la famiglia religiosa delle serve di Maria, per iniziativa di madre Elisa Andreole, della mamma Margherita Ferraretto e di altre due compagne, suor Carmela Reganese e suor Agnese Limercati, tutte desiderose di rispondere alla chiamata di Cristo e conoscere il suo progetto per realizzarlo. Ricordiamoci, fratelli, che parlare di umiltà può essere facile,
ma vivere in umiltà ogni giorno è abbastanza difficile. Anzi, non ci riusciremo se non ci fosse la grazia di Dio che ci sostiene. Quindi, cari fratelli e suore, cerchiamo di dare questa testimonianza di umiltà se vogliamo lavorare per il regno di Dio e amare i nostri fratelli, come ha fatto Madre Elisa, che in questo momento è qui presente perché vive in Dio, come vive in Dio la sua mamma, che prima sono andato in cimitero a salutare la salma, come vivono in Dio tutte le vostre consorelle che si sono donate prima di voi. Vivete nella carità, viviamo nella carità. Facciamo alcune rievocazioni sulla nostra madre, molto semplici, ricordando la madre. In questa seconda parte del nostro incontro tappa di Vidor proponiamo alcune testimonianze su madre Elisa raccolte tra le sorelle anziane, suor Teodosia, suor Tecla, suor Lucilia, suor Gioacchina, suor Platina. Sarebbero state molte altre di più, comunque ci siamo limitati ad alcune. Ci racconti qualche episodio? Posso testimoniare che la madre era tanto buona e tanto devota della Madonna. Era solita considerare la Vergine la vera madre generale e fondatrice dell'istituto. Quando a soli 26 anni mi affidò l'incarico di superiora, mi disse: ti metto superiora, ricordati però che prima di te la vera superiora è la Madonna. Confidati a lei nelle difficoltà e comportati sempre come ti ispira questa nostra madre. Io ho cercato di fare così e nonostante le difficoltà e l'inesperienza mi sono sempre trovata bene. Sor Teodosia. Io, Suor Maria Lucilla, ricordo la madre come una persona comprensiva, austera e buona. Amava molto la Madonna, era tanto umile e modesta nei suoi atteggiamenti da non aver certamente l'aria di una fondatrice. Appariva cioè come una suorina qualunque. Non faceva soggezioni, ma ispirava fiducia e confidenza. Anzi, desiderava che nei suoi riguardi fossimo aperte e confidenti come figlie. Io ero un tipo allegro. Mi piaceva scherzare e rallegrare la compagnia e qualche volta mi succedeva di essere un po' troppo esuberante, fuori luogo e fuori tempo. Non lo nascondo, la madre mi faceva allora qualche romanzina, dolce direi, perché prima di lasciarmi mi dava il suo gesto di bontà e di perdono e anche qualche volta delle caramelle. Veramente, io, Suor Maria Tecla, non ho molti ricordi diretti della madre, perché ella morì poco tempo dopo la mia entrata in convento, avvenuta nel 1935. Desidero però associare la mia testimonianza a quelle delle sorelle, per evidenziare un particolare. Prima di entrare in convento mi trovavo in difficoltà, perché la mia famiglia era povera. Io non potevo disporre né di dote né di titoli di studio, per cui avevo paura che questa situazione non permettesse di realizzare la mia vocazione. Allora decisi di fare una novena a Santa Teresina, al termine della quale fui chiamata dalla madre, che contemporaneamente aveva pregato la Vergine che le inviasse una postulante. La cosa è stata provvidenziale. La madre mi accolse così come ero, povera, senza dote, né titoli di studio, e fu molto comprensiva. Ella morì poco dopo, ma questo fatto mi è rimasto scolpito nel cuore, insieme alla sua squisita generosità.
posso ancora testimoniare che la madre aveva grande spirito di preghiera. Lei pregava spesso. Io la vedevo sempre con la corona in mano. Desiderava che anche noi pregassimo molto, bene, adagio e con attenzione, soprattutto l'ufficio. Più di una volta mi ha richiamato a pregare bene perché correvo troppo. Aveva anche un raro senso di povertà. I primi anni sono stati duri, ci mancava di tutto, ma la provvidenza non ci ha mai abbandonato. La madre ci esortava a utilizzare tutto, anche le buste scritte che rispedivamo rovesciate. Nello stesso tempo era generosa con chi era nel bisogno, soprattutto con i preti e i seminaristi, ma anche con la gente bisognosa. Ricordo una famiglia che aveva perso tutto durante la Grande Guerra, perfino la voglia di credere in Dio. La madre l'aiutava e incoraggiava, invitava poi la superiora locale ad aiutare e sostenere la famiglia, ma con discrezione per non umiliarla. Facciamo una seconda domanda alle nostre sorelle anziane. Nei tuoi confronti, com'era la madre? Domando a Suor Teodosia. Posso dire che mi seguiva molto e desiderava che le scrivessi spesso per conoscere la situazione reale delle suore che mi aveva affidato. Era poi tanto premurosa e materna che se anche mi doveva fare un rimprovero, lo faceva con quella calma, bontà e pazienza che non mi lasciava mai con amarezza. Ricordo infatti che dopo un'osservazione era solita lasciarmi con un gesto di comprensione, con una carezza, un bacio, oppure con un po' di caramelle da condividere con le altre sorelle. Io, Suor Maria Blandina, testimonio che il suo punto fisso era la carità che deve regnare tra noi, l'amore di Dio e l'imparzialità di trattare ognuno secondo le proprie necessità, senza fare preferenze. Dove non ci sono queste basi, diceva, non c'è Dio. Io la ricordo come una persona buona e insieme intransigente, comprensiva ma giusta. Ricordo le sue ultime parole dopo le quali non la vidi più. Era a letto malata e passandomi accanto mi salutai. Ave Maria, madre. Ed ella, alzando gli occhi verso di me, rispose: grazie a prima, cara. Ricordami che la tua madre ti vuole sempre bene. Me la ricordo come fosse oggi e di questo ne sono felice. Considero madre Lisa un'anima grande. Fin da giovane postulante sono stata scelta da madre Lisa a fare assistenza a domicilio a Roma. Io lo feci non senza grande preoccupazione, dato che ero inesperta giovane e dovevo recarmi presso le famiglie benestanti che richiedevano il nostro servizio. Noi prestavamo servizio presso queste famiglie soprattutto e ovviamente ricevevamo una ricompensa che ci permetteva di assistere gratuitamente le famiglie povere. Queste erano numerose e ci chiamavano di frequente. Ricordo che andavamo in queste povere case dopo aver cimolato un po' di tutto, una coperta, un po' di brodo, del caffè, dei biscotti e dei medicinali. Certamente loro non avrebbero potuto provvedersi. Spesso rientrando a casa, qualche volta ci si ritrovava anche pieni di cimici e di sporcizia, ma eravamo contente di aver servito Gesù in loro. Era questo che desiderava la nostra madre. Anche noi del resto eravamo nella categoria dei poveri. Ricordo che la madre ci faceva spesso visita a Roma. Viaggiava di notte in treno in terza classe, quella riservata agli ultimi. Non voleva avere per sé privilegi.
Dio non ho altri ricordi personali, ma testimonianze di persone che le hanno vissuto accanto per anni. Di sorelle e di una signorina di Bidorco, Elisa Piovesan, che quando era ancora al mondo la sua sorella Suor Vittorina ci faceva spesso visita su alla Castella. Ella mi raccontava che considerava madre Elisa una grande benefattrice della sua famiglia. Aveva un fratello in seminario, ma con i tempi di magra che correvano, non avevano certamente i soldi per mantenerlo. E madre Elisa, venutolo a sapere, si prodigò in tutti i modi e rassicurò la mamma di volersi preoccupare per il figlio in seminario, che avrebbe provveduto lei a pagargli la retta mensile. Pur essendo anche noi suore tanto povere, la madre fece di tutto per quel giovane. Tanto è vero che quando venne al mondo l'ultima figlia, sua mamma per riconoscenza volle chiamarla Elisa, il nome della madre. Continuò anche in seguito ad aiutare questa famiglia, facendo scuola ai suoi fratelli e preparando pure Elisa alla prima comunione. La madre con i bimbi aveva un cuore grande e ricordo che i bambini di famiglie povere che frequentavano la scuola paterna senza poter integrare la retta erano più della metà e venivano tanti e felici perché la madre voleva che tutti, specialmente questi, fossero trattati con tanto amore e con tanta cura. Concludiamo questo momento così forte, così intenso e fraterno con l'inno delle Serve di Maria Ripelle. Poteva mancare la presenza dei fanciulli, cui la madre ha sempre tenuto in grande considerazione. Amò ed educò anche con espressioni semplici e drammatizzazioni spiace, di cui molti ricordano. I fanciulli infatti vogliono esprimere la loro presenza gioiosa, il loro augurio, con esultante festa e danze. Parole semplici, per quale voglio ringraziare tutti della vostra presenza e partecipazione. Ho sempre pensato a Madre Elisa come una donna di fede, in sofferta ricerca del progetto di Dio per la sua vita. Oggi
oggi, a conclusione di questo pellegrinaggio, sento di poter riconfermare questa convinzione, accresciuta dalla certezza che è il Signore a condurci nella nostra vita. Abbiamo rivisitato i luoghi che hanno maggiormente inciso nella sua vita. Augugliaro, Monteberico, dove la mamma ha scoperto e fatto propria la spiritualità mariana servitana. Vidor, dove ha deposto quel chicco di grano che doveva morire per poter germogliare e portare frutto. Adria, dove ha concretizzato il progetto che il Signore aveva su di lei, fondando una nuova famiglia religiosa. Il desiderio intenso di consacrarsi al Signore l'ha guidata per lunghi anni, finché è riuscita a comprendere e realizzare non il suo piano personale, ma quello che Dio aveva su di lei. Sappiamo anche che fra queste tappe principali vi è tutto un tessuto di sofferenza e di quotidianità, vissuto nell'oscurità della fede, nella solitudine e nella ben comprensibile incomprensione di chi incontrava lungo il suo pellegrinare. Come Abramo, anche Madre Elisa è vissuta nella consapevolezza della divina chiamata, ma anche nella più assoluta incertezza che la poneva in una costante ricerca. Oggi noi siamo qui per rendere grazie al Signore per quanto ha compiuto in Madre Elisa e tramite lei a tutti noi. Con il ricordo di questa giornata di fraternità e di rendimento di grazie, rimane nel mio animo la conferma che, come Madre Elisa, dobbiamo credere e non aver timore dell'incertezza. Se cercheremo il Signore, Egli si lascerà trovare. Dobbiamo accogliere in modo esistenziale la parola di Dio, che ci ripete incessantemente: «Sono con voi, rimanete nel mio amore». Come la Vergine e a sua imitazione Madre Elisa, avere la forza della pazienza, saper attendere, aspettando, e continuare nella ferma speranza che il Signore è con noi. Non sottrarci mai alla fatica che il Signore chiede a ciascuno di noi per collaborare alla costruzione del Regno, lasciandoci guidare e facendo fruttificare i talenti che ci ha donato. Ringrazio i fratelli servi di Santa Maria per la loro presenza. Un grazie pieno di affetto agli amici tutti per averci accompagnato in questo itinerario di fede, partecipando alla nostra gioia, per ringraziare con noi il Signore. Alessandro. È una realtà della vita. Alle gioie si alternano sofferenze. Così il primo dicembre 1935, a 74 anni, Madre Elisa moriva, lasciando un dolore profondo e un ricordo vivo tra le sue suore e tutte le persone che l'avevano conosciuta. Ma il termine di questa esistenza ispirato a Maria sarà sempre vivo nelle sue figlie e in quante esse avvicinano. L'esumazione della salma, avvenuta il 12 ottobre 1966, fu traslata qui nella casa madre di Adria. Siamo nella camera che ha ospitato Madre Elisa. Per chiudere questo filmato, diciamo che alla morte della fondatrice fece seguito un periodo alquanto difficile per la congregazione. Madre Elisa aveva portato avanti la sua fondazione imponendosi con l'ascendente della sua personalità e l'entusiasmo proprio di una fondatrice, per cui non è stato semplice colmare il vuoto lasciato dalla sua morte.